c'è stato un grande pathos e l'ultimo speciale poteva sembrare, poteva essere veramente la bella o il peggiore dei momenti. Ho avuto un problema nella penultima prova, quasi in cima all'hangar, con il motore si è aperto il tappo dell'olio, quindi non si è capito che è successo. Comunque la macchina non andava più, c'era fumo in macchina, veramente era molto complicato, non capivo cosa veramente fosse successo. Siamo riusciti comunque a finire quella prova vincendo, e quello mi ha un po' stupito effettivamente, abbassando anche il tempo di parecchio rispetto al giro prima. E poi niente, con l'assistenza abbiamo fatto il possibile, chiaramente il danno c'era e c'è ancora, e l'ultima purtroppo era quella più lunga, più temuta, e fare 26 km con un motore che potrebbe rompersi e quindi dover guidare in maniera totalmente differente rispetto al solito non è semplice. Quindi ogni metro che vedevi che andava avanti il trip e dicevi vabbè, questo l'abbiamo fatto e vediamo il prossimo. Di queste 6 vittorie, tu hai vinto le ultime 4 edizioni, 3, le ultime 3 edizioni, con lui è veramente un pasticcio, la prossima volta scrivilo sul tetto della macchina perché anche uno come me se la cava. Queste ultime edizioni, a parte il trailing, qual è stata la più difficile e più impegnativa? Oddio, sono tutte belle, anche per il momento in cui le ho vinte all'epoca, la prima era quella che ricordo di più, per la verità, poi comunque questa forse anche per comunque il valore degli avversari e per il modo in cui l'ho conquistata vincendo ieri in un certo modo è quella che sicuramente mi è piaciuta di più. Hai tenuto la seconda parte di mattinata con calma, cioè con buon passo ma ragionando. Sì, no, effettivamente quando hai un vantaggio del genere è anche più facile sbagliare o comunque togliere un po' di attenzione, un po' di concentrazione, però giustamente vale la pena fare due conti, no? Quindi con un minuto di vantaggio quasi puoi gestire un po' di più, però alla fine vedevo che stava salendo molto bene il ragazzo irlandese, quindi ho detto, tra l'altro molto forte, effettivamente mi ha molto sorpreso, quindi è meglio che prendiamo un po' di ritmo, sennò diventa complicato. Bene, passiamo alla cerimonia.